Sì, infatti aggiungiamo una cosa, un fatto di cronaca c'è nel Padovano. Cerca di ammazzare la sua bimba, ho visto in lei il volto di Satana. Cosa dice il giornale Corriere del Veneto? La donna che viveva con fanatismo la fede religiosa avrebbe detto di essere scagliata contro la bambina dopo aver visto il volto di Satana. E va avanti, dice, quando sono arrivati per soccorrere la bambina, la donna apparsa in forza autoconfessionale con in mano una copia della Bibbia, ha consentito di salire sull'autobulanza solo dopo aver eseguito una sorta di benedizione al metodo sanitario. L'ha Sì, esorcizzata. rendetevi conto, all'investigatore che l'hanno arrestata, la donna avrebbe spiegato confusamente che lei e la figlia dovevano morire entrambi. Devo portarli in paradiso con me, ha aggiunto. Questa è la cronaca che ne fa del fatto, lo scrive il Corriere della Sera. Cioè, ma ha Questa. visto la figura di Satana e Dio gli insegna il buon Abramo ed Isacco, sacrifica tuo figlio, portalo in paradiso e avanti così. Certo che le persone che vivono all'interno di contesti così religiosi, così forzati. Devi pensare una cosa però, che c'è da dire a discolpa di questa donna, che era appena stata a fare un pellegrinaggio a Monteberico. Cioè, veramente, andate a fare il pellegrinaggio a Monteberico, porta persone dal via di testa. Perché? Perché i preti sono deficienti, sono veramente criminali. Cioè, non hanno nemmeno la capacità di affrontare la realtà quotidiana. Per loro tutte le persone devono essere stuprate e costrette in ginocchio. E quello che mi meraviglia è che le istituzioni lo consentono. Cioè, quello che mi fa rabbia, cioè che le istituzioni consentono questo. Le istituzioni consentono ai preti di sparare addosso alle persone, alla psiche dei bambini. Così tanto, se merda i bambini. Cioè, poliziotti dove stanno? Magistrati dove stanno? A vendere il culo come puttane? Questo è il loro dovere. Se. Cioè, impedire ai preti di sparare alla psiche delle persone, impedire a un sistema sociale di andare a catafascio, è un dovere delle istituzioni. Impedire che questo avvenga. So benissimo che il concordato consente al prete di manifestare la sua religione, ma all'interno della sua struttura religiosa, non all'interno del saccallaggio della società. E purtroppo vediamo come vengono dimenticati i limiti. E dopo succede questo. Grazie magistrati, grazie per tutto questo. Se però fosse stato un satanista che staccava l'orecchio a uno dicendo ho visto Dio che voleva aggredirmi, cosa avrebbero fatto i giornali, i poliziotti e i magistrati? Questa è la domanda. Sì, io voglio ricordare che ad esempio Claudio appunto citato dice questa donna è nata a Montebellico. Vabbè, questo non l'avevo letto sul Corriere della Sera, però io voglio ricordare che ad esempio alcuni anni fa mi fu fatta vedere una delle tante riviste che esce da Montebellico in cui si parlava dell'educazione sessuale dei ragazzi e si diceva che era nocivo per l'educazione sessuale di un bambino il fatto che gli fosse proposto di usare il preservativo per un ragazzo. Perché diceva, è come dire usa il preservativo, è come dire al ladro ruba, dopo ci sarà l'amnistia. Cioè, vedete già il tipo di paragone che viene fatto, la valutazione e la valenza che viene data alla sessualità, come un qualcosa di illegale, di indecente. Cioè, paragonare il fatto che un ragazzo usi un preservativo, paragonarlo al furto e che poi questo viene anche amnistiato. Cioè, già il tipo di parallelismo, di confronto, di abbinamento dà una connotazione particolare. Pensate cosa può svilupparsi un bambino che va a catechismo e gli dicono questo, che la sessualità è simile al furto. E vabbè. È allucinante, E poi ci troviamo con le madri che cercano di uccidere le figlie perché proprio sono le cose vedono. da fuori di testa, anche perché in realtà nella società in cui viviamo non c'è l'abitudine di dare importanza a tutta una serie di elementi strutturali. Perché? Perché noi viviamo in una società che l'impostazione base, no? Ma anche gran parte dell'impostazione della procedura giuridica, chiamiamola così, parte dal presupposto che l'uomo è creato di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, cretino e deficiente. Allora, siccome l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, cretino e deficiente, tutto il male, tutto ciò che danneggia la società nasce dall'individuo, è perversione dell'individuo, è l'individuo che è perverso. Purtroppo da 40 anni, da 50 anni, 60 anni, 70 anni a questa parte ormai si è verificato e la scienza sperimentale lo sta verificando anche adesso. Se volete andate su Televideo, allora io sono partito da casa alle 13, no? Alle 13 era sulla pagina 169 di Televideo.
e vi leggete come la depressione vada a bruciare tutta una serie di strutture neuronali del cervello e come l'uscita dalla depressione implica la riaccensione delle strutture neuronali del cervello e lo spegnimento e l'accensione è data dal rapporto fra soggetto e mondo in cui vive. Pertanto, ormai la scienza ha stabilito che l'uomo non è il prodotto della creazione di un pazzo cretino deficiente, ma è il prodotto di adattamento soggettivo a ciò che incontra nella vita sociale, a come lui ha gli strumenti per adattarsi. Ma se dei criminali impediscono agli individui di appropriarsi di questi strumenti perché gli fa comodo sottometterli a una morale, questi criminali stanno attentando alla sicurezza della società civile. È questo che dobbiamo mettersi in testa. Lo so che ci vorrà del tempo perché entri nella cabeza di tante persone, ma è questo il meccanismo delle cose. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza un dio pazzo, cretino e deficiente. Soltanto gente criminale come Scola, come Mattiazzo, come Lacei, che vogliono l'otto per mille per poter stuprare bambini, continuano a sostenere un'imbecillità del genere. Ma la scienza ormai lo ha già dimostrato che non è così. Ora, la fede, per carità, nessuno vuol togliere a Scola e Mattiazzo la sua fede. Quello che si vuol togliere è il danneggiamento del sistema sociale attraverso la giustificazione della fede, che è una cosa ben diversa. Cioè, questa società deve poter vivere e le persone devono avere gli strumenti per affrontare in maniera consapevole e coerente la loro vita. Non possono essere privati ed è un delitto criminale privare le persone di strumenti adeguati con cui affrontare la vita, specialmente i bambini, specialmente i ragazzi. Sì. C'è da aggiungere alcune cose, nel senso che ci sono tutta una serie di cose che non vengono fatte. Ad esempio, c'è stato un procuratore della Repubblica di Firenze, Nannucci, che ha detto: ma i sacerdoti non possono fare campagna elettorale, commettono un reato ben previsto dalla legge elettorale. Io adesso sarebbe curioso sapere quante procure della Repubblica, visto che è un reato penale, apriranno fascicoli su tutti quanti i preti e parroci che sono impegnati nell'estensurismo per referendum. Voglio ricordare una lettera che è apparsa divertente, che è apparsa sulla Repubblica. Era un genitore che ha una figlia suora. Vabbè, poveraccio lui. Questo genitore dice, io sono cattolico, frequento le chiese, ho trovato le chiese addobbate alla campagna elettorale. Ho sempre dato l'8 per mille alla Chiesa Cattolica e la Repubblica di questa settimana dice perché appunto avevo la figlia suora. Quest'anno, quando ho capito che l'8 per mille non andava ai poveri, ma veniva utilizzato per fare la campagna dentro le chiese, per l'astensionismo, darò l'8 per mille a qualcun altro. Questa è una cosa così macroscopica. L'impegno fatto dai preti della Chiesa Cattolica in campo politico è così forte che se un cattolico con la figlia suora dice a questo punto l'8 per mille non è stato destinato per le cose che mi fanno vedere nella pubblicità talmente emozionante, che lo darà a qualche altra chiesa. Ma rendetevi conto che un procuratore della Repubblica dice esiste questa legge e io vorrei vedere se il procuratore della Repubblica Nannucci di Firenze, oltre che a ricordare che c'è questa legge, andrà anche ad applicarla. Vedrò dopo appunto 12-13 giugno quanti fascicoli verranno aperti, forse saranno zero. Il problema è che, come dice anche coerentemente la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, certe cose devono nascere dalla società civile. Cioè la società civile che deve svegliare la propria indignazione rispetto al comportamento di gentaglia criminale come Scola, come Mattiazza, come altra gente. Cioè se la società civile non si ribella, se la società civile non chiede giustizia, non chiede l'applicazione coerente delle leggi, è chiaro che poca cosa puoi fare, anche il magistrato stesso, Francesco, non può mica fare tanti fascicoli quando ci sono i preti in Italia. Sarebbe da fare, ma sai, non sempre le cose che sarebbero da fare si possono fare anche fisicamente. Cioè, ciò che deve nascere è la ribellione della società civile. E purtroppo quello che noi invece assistiamo è che spesso subentrano delle istituzioni, come i prefetti, come altre istituzioni, che anziché separare se stesse, la propria dignità morale, la propria dignità etica, la propria dignità data dalla Costituzione, preferiscono assoggettarsi a una morale criminale, assassina, qual è quella dei cattolici. E questo è una cosa che non dovrebbe succedere. Purtroppo succede, insomma. Sì, visto che appunto siamo col tema della fecondazione assistita, io vorrei anche affrontare il tema della fecondazione assistita partendo da come direbbe Carlo Ginzburg, dalle piccole storie. Perché forse le piccole storie ci danno una dimensione che le leggi hanno poi un
percuotersi sulle persone, sulla sensibilità, sulla vita. E parto da un trafiletto, logicamente non avrà certo un grande risalto sui giornali cattolici, ma anche a che fare con una coppia. Procreazione, coppia in sciopero della fame. Da sabato scorso hanno aderito allo sciopero della fame indetto dal comitato Luca Coscioni e hanno cominciato la loro personale campagna referendaria per invitare la gente a votare 4 sì al referendum sulla legge 40. Sono Mary e Giuseppe Maltese, il papà e la mamma di Erika, una bambina di San Biagio di Argenta, Ferrara, morta all'età di 7 mesi il 1 settembre 2004 per una malattia congenita rara, la osteopetrosi, detta malattia delle ossa di marmo, patologia genetica che colpisce lo scheletro. Una malattia, dicono i genitori, che le abbiamo trasmesso noi perché entrambi portatori sani del gene dell'osteopetrosi. Ora, dopo la tremenda tragedia che ha colpito la nostra famiglia, scrive la mamma, sto cercando di andare avanti, anche se non è per niente facile, soprattutto in questo periodo in cui ho dovuto fare ricorso all'aborto terapeutico perché il figlio che stavo aspettando non era sano. Per me l'unica strada percorribile sarebbe la fecondazione assistita, ma la legge 40 impedisce alle coppie portatrici di gravi malattie genetiche di far nascere un figlio sano, perché vieta la diagnosi preimpianto. Non cerco un figlio bello, alto, con gli occhi azzurri, conclude Mary Maltese, voglio solo colmare un profondo vuoto. Allora, vedete, qui abbiamo di fronte una famiglia, e non una coppia strana, la famiglia sposata regolarmente. Con la desiderata maternità si è trovata una figlia, perché tutti e due sono malati, di conseguenza sono condannati, avere una figlia che gli muore a 7 mesi, tentare di nuovo ed avere un figlio che devono abortire perché è malato, e adesso, volendo ancora figli, non possono fare l'esame preimpianto perché la legge 40 glielo proibisce. Se proprio volessero, dovrebbero farsi impiantare 3 ovociti sicuramente malati, perché date l'esempio, una figlia morta a 7 mesi e un aborto sulle spalle, tutti e due portatori di una malattia genetica, dovrebbero farsi impiantare 3 ovociti sicuramente malati per farli abortire. Vogliamo definire questa legge umana? Cioè, questa qua è una piccola storia che ci dà la dimostrazione di quali sono i drammi. E logicamente, cosa significa questo? Che di questa coppia, che avrebbe bisogno effettivamente di non soffrire, perché io vorrei mettere altri genitori nella condizione, una figlia morta a 7 mesi, una seconda gravidanza interrotta dall'aborto perché è normalmente malato. Forse per i cristiani era meglio che questo bambino nascesse e morisse a 7 mesi. Sì, perché l'hanno battezzato, no? E bestiamo il suo Dio, esatto. Meglio crea sofferenza. Ecco, questa qua è una piccola storia che forse vi permette di comprendere le cose. Logicamente i principi di Dio per i cristiani sono superiori alla sofferenza di queste persone. Perché? Ma perché non permettere a queste due persone di avere un figlio normale? Detto, non lo vogliamo bello, non lo vogliamo alto, non lo vogliamo con gli occhi azzurri, vogliamo soltanto un figlio che non soffra. E tenete conto cosa significa per loro sapere che sono condannati, in quanto tutti e due sono portatori sani di questa malattia. Poi la Chiesa Cattolica, logicamente, lavora per il bene dell'umanità. La Chiesa Cattolica parla di se stessa, cioè lei è l'umanità, è una battuta, legge. Cioè, l'umanità è la io parto dalla battuta che ha fatto Benedetto XVI, che lei non si occupa solo dei credenti ma anche del benessere degli altri. Cioè, è veramente una cosa infame ed è incredibile sentire le persone che non riescono a mettersi. Sì, questa è una storia, cioè una storia drammatica, ma rispetto, giustamente qualcuno ha detto che non si devono affrontare le cose solo in termini scientifici ma in termini umani. Cosa facciamo con queste? Sono persone reali, non sono leggi, queste sono persone che hanno dei desideri, persone che non fanno nessun danno alla società. Si parla tanto di un paese in cui siamo a natalità zero, che siamo in decremento demografico, e di fronte a delle persone ben volenterose e che sarebbero sicuramente dei buoni genitori, che farebbero di tutto verso i loro figli. Deve pensare che gente... Mi passi un po' di nomi, gente come Buttiglione, Calderoli, mi passi? A loro interessa soltanto che molti musulmani vengano in Italia e facciano molti figli, cioè, non interessa niente che gli italiani vogliono figli, cioè bisogna essere chiari su queste cose, sai, perché sono le azioni che qualificano gli intenti delle persone, mica... Sì, no, ma vogliamo dare anche una dimostrazione ulteriore in cui arriva il discorso di essere piegati, è il senso del peccato e la paura della minaccia di Dio.
Partiamo da un grande, che viene chiamato da un grande personaggio televisivo, un certo Paolo Bonolis. Bonolis con Veronesi, 4 sì, Dio non mi punirà. Cioè, pensate cosa già significa, cioè, un personaggio pubblico che di fronte ad affrontare una tematica, lui dice, io sono tranquillo perché Dio non mi punirà, ma implica che ammettere l'esistenza di un Dio è di un Dio che è capace di punire. Questo non è un povero, non è certo un emarginato, non è certo una persona che manca di strumenti, di mezzi finanziari, non è che gli mancano i soldi per farsi una cultura. Eppure di fronte a questo lui vive col termine di dire, io non dice che scelgo di votare così perché lo scelgo io, perché sono tranquillo che Dio non mi punirà, ma significa che Dio ti può punire in qualche altro campo. Io non ho fatto la segna stampa ultimamente perché sono preso da altre cose, poi Vucero mi sta prendendo perché... Ma la partenza sì, avevamo già stabilito che io mi occupavo del referendum, perciò di conseguenza. Il problema è di questo, no? Non ce lo dico la segna stampa, però mi ricordo a memoria. Ruini è sconvolto perché la maggioranza dei cattolici sembra che voglia andare a votare invece. Perché? Perché la maggioranza dei cattolici, o almeno una buona parte dei cattolici, si sta rendendo conto che. Il sì a questo si tratta semplicemente di eliminare delle anomalie aberranti rispetto a delle regole che stanno saccheggiando la vita delle persone. E bene o male, i cattolici spesso in Italia non sono cattolici, cioè non conoscono neanche i dogmi, i principi del cattolicismo. Abbiamo visto qua noi, no? Cioè, quando arriviamo qua dicendo che Gesù ordina di sgozzare che non si mette in ginocchio, la maggior parte dei cattolici cascava dalle nuvole, cioè è una roba che non sarebbe mai passato l'anticamera del cervello, una cosa che però Ratzinger sa benissimo, cioè lui la sa e la applica tranquillamente. Per cui i cattolici hanno, che ci sono qui in Italia, la maggior parte ha una proiezione soggettiva di ciò che è il cristianesimo, no? Cioè di ciò che è una lettura umana, diciamo, chiamiamola così, della società, no? Cioè un vivere umano. E in realtà ciò che non riesce a comprendere Ruini è come i cattolici italiani non sgozzano chi non si mette in ginocchio davanti a Chiesa Cattolica. Cioè questo, infatti l'ha detto, io non capisco fra i cattolici che andranno a votare, cioè non capisco i cattolici che non sono d'accordo con me di sgozzare le persone che non si mettono in ginocchio. Cioè, lo ha detto. Cioè, non ha usato questo linguaggio perché è il mio linguaggio, diciamo così, simbolico ed estremo per far comprire il concetto, però in realtà ha detto questo, cioè non riesco a capire perché non mi obbediscono. D'altronde, sai, quando si parla di gregge di pastore devono sempre essere obbedienti al pastore. Ora andiamo, facciamo partire il telefono. 049 700 700, 049 700 838, questi sono i numeri di telefono. Pronto? Ciao. Ciao. Ciao Francesco. Io mi chiedo una cosa. Cioè, la religione monoteista, diciamo le religioni monoteiste, praticamente si svegliano, diciamo, 1-2000 anni fa, tanto per dire, no? E dice, sì. Si alza e fa, adesso cambiamo tutto. Cambiamo tutto da là alla Zeta. Bene. Io chiedo una cosa. Il circostante, in centinaia e centinaia e centinaia di milioni d'anni, si è costruito pian piano, gradualmente. Questo qua ipso fatto, dalla sera al mattino vuol cambiare da 2000, 3000, 4000 anni. No, 2600 giorno. Anni, esattamente, ormai lo sappiamo. Ma è l'altro giorno, parliamo esatto. L'altro giorno. Perché a livello cosmologico è niente, zero, 3, 4, 5 mila anni sono niente, zero. E la natura ti giri e ti vedi il sciauro, un coccodrillo che ti cambia 3500 denti in un anno, in una vita cambia 3500 denti, per non parlare del pesce cane, eccetera, che hanno sono delle macchine tremendamente meravigliose, no? Costruitisi in centinaia e centinaia di milioni d'anni, e questi parlano di 3, 4, 5 mila anni. Sì. Ma dove andiamo a finire? No, 2600 anni. Ma ti rendi conto? Ma guarda che, Giampaolo, dimmi. Ricorda che il mondo è stato creato il 23 ottobre del 4004 avanti Cristo. No, guarda, bisogna andare a mangiare la pizza e raccontarle. Sì, beh, ma noi le raccontiamo anche per radio, sai. Va
Guarda, se tu ti prendi il libro di Bertrand Russell, Perché non sono cristiano, se tu vai sull'ultimo capitolo, lui parla dopo che suo nonno aveva dei dubbi sulla creazione perché diceva: ma non può avere solo 6.000 anni questa pietra. Ecco. Adesso voglio prendermi il libro, La favola di Cristo di... Sì, ho capito. Chi è? Casucci. Cascioli. Che ha fatto causa al prete. Sì. Ma perché anche proprio ragionevolmente ti dico, ma questi sono pazzi. Ti vedi intorno la natura di milioni e milioni, centinaia di milioni d'anni, e questi qua dalla sera mattina vengono. E prima cosa eravamo? Larve? No, non c'era la creazione, non c'era. Larve. Ricordo, 23 ottobre di qualche anno fa è stato fondato il mondo. Creato il mondo in 7 giorni. Vi lascio. Sì, beh, questa è la follia del monoteismo, di parlare della creazione, è una dimostrazione dell'infondatezza di questa religione. Pronto? Sì. Velocissimo! Sì, manco 80 secondi. Beh. Mi riferisco a una formazione sulla fecondazione assistita di Gio Albino. Hanno salvato la ragazza che voleva suicidarsi, che era incinta. Essi sono stati capaci di sterilizzare la nostra Italia, l'Occidente intero. Capito? Dunque, se fa la gloria di aver salvato una ragazza incinta, e sterilizzato l'Italia. Per l'antipo di sterilizzare, è un po' di più di male. Salve. Ciao. Ciao, ciao. Sì, beh, sai, pronto? Il fatto di essere di salvatore è una cosa che mi piace sempre. Ciao, dimmi Luca. Ciao a tutti. No, è sempre questa ingerenza del Vaticano appunto sulla questione della procreazione assistita, ma dovremmo capire invece che l'obiettivo nostro, almeno penso, sia di tutti nella volontà, sia la conservazione della specie umana e dunque la possibilità di riprodursi il più possibile, o no? Ma va, dai, ma cosa stai dicendo, dai, su? Una cosa, perché ogni giorno di gente ne muore tanta, abbiamo notizie. Io mi auguro che il prossimo che crepa sia Franco Carraro. Va a cagare. L'assurdità. L'attacco alle persone è la caratteristica classica dei cristiani, cioè l'impossibilità di affrontare le idee, di affrontare quello che le persone dicono, e devono andare sull'attacco personale. Questa, vedete, è sempre la miseria che il cristianesimo porta. Il fatto di essere sottomessi e riferirsi a un Dio, si stabilisce di poter giudicare gli altri e di attaccare gli altri. Il telefono prima mi telefonava. sì, la mostra di santo, non lo fare. Non mi va bene? Sì, tutto bene, sì. Attento qua con Fusco, no, si può parlare del... Certo. Sì, possiamo parlare noi. Che c'è un Fusco, no, è un supermercato, in penultima pagina, che c'è? Sai che c'è? Con 1.000 punti hai un frullatore, sì. Con 5.000 vai a Parigi. Sì. E in penultima pagina c'è, no, questa tutta penultima pagina, famiglia cristiana, aperta proprio... che dice questo? Dice: non torniamo al Far West, cioè praticamente è una pagina di pubblicità. Sì, pubblicità in diretta. È in diretta. Famiglia cristiana, 3.000 punti gratis. 3.000 punti gratis. Esatto. Allora, la copertina dice: no, procreazione assistita, non torniamo al Far West. Sì. Come se i quattro referendum portassero l'abrogazione della legge. La Corte Costituzionale ha detto che la legge non va abrogata proprio perché una regolamentazione ci vuole. Ciò che vanno abrogati sono le aberrazioni schiavistiche dei cattolici. Ma questi qua poi fanno una roba. Sì, perché sono trucchi che si usano normalmente. Purtroppo sarebbe illegale, ma... pagina precedente c'è anche, per esempio, su Panorama, sempre Panorama, 2.800 punti gratis, il tuo computer ti deruba. Il mio computer mi deruba. Far web questo qua. Far web. Far west qua. Va bene, dai. Allora, il sottotitolo di questa famiglia cristiana è le ragioni della scienza che per mantenere, pur con i suoi limiti, la legge ecco. Che 40 che i referendum peggiorerebbero. Sì. Infatti peggiorerebbero la capacità della Chiesa Cattolica di stuprare bambini, e lo so, sì, in effetti. In diretta infame, dismi, perché veramente
preso su un supermercato che aveva. Sì, ma che poi è uno slogan pubblicitario, cioè neanche dire c'è questa cosa e io penso un'altra cosa e a questa affermazione ne faccio un'altra. Esatto. Sono delle affermazioni gratuite, sono dei slogan puri. No, uno slogan, cioè tu dici in diretta veramente questa qua è. Punti, sì, sì, 3.000 punti per Cristiano, guarda caso ci metto anche i 3.000 punti. Esatto. Va bene, dai, siamo perdere, facciamo finta di niente, va bene. Ciao ragazzi, ciao. Ma d'altronde sai la pronto? Sì? Ciao gioventù, ciao bella, mi sono di ascoltarvi, parla Bruno e mi è preso tutto quel che diceva altri, però se posso era chi mo a credervi. Ah, a te stessa? A me stessa sì, certo. Visto, sì. Le decisioni sono solo tue, gli altri possono dire cosa loro vogliono, cosa loro pensano, ma dopo sono tue decisioni, capito? Sì, questo sono d'accordo, però a sua volta da un tostel nasce e mi pare che fissa il suo radio. Sì, beh, un pochetto. Beh. Allora, che dici, cosa che facciamo stito satei? Che insegna, beh, mi sono una mamma meta, parlo adesso per la gioventù. Quando che nasce un fiocco, che partiamo dalla base, che insegnamento mettiamo? Amica mia, c'è un piccolo particolare. Noi altri non avremo mai nessuno che ci insegna cosa fare una certa azione per avere un certo risultato. Questo non l'avremo mai, e se qualcuno te lo dà come ricetta, puoi tranquillamente sputargli un occhio e massaggiarglielo, perché non esiste nessuna ricetta. Sì. Qual è la vera ricetta? La vera ricetta è quella di noi adulti. Cioè noi adulti dobbiamo continuare a crescere continuamente, ad affrontare la vita, a sbagliare, a fare castronerie e a non fare castronerie. Però il figlio che noi abbiamo, i bambini che noi abbiamo, dobbiamo far diventare partecipe di questa nostra attività. Per cui non è che noi dobbiamo avere una verità o una formuletta o qualcosa da un altro, ma siamo noi che dobbiamo continuare ad affrontare la realtà. E purtroppo succede quella che ti è davanti i tuoi occhi, quello che ti è i tuoi bisogni, i tuoi desideri, il tuo modo di vivere, le condizioni della tua vita. Sì. Ma però, senta signore, mi con tutto rispetto, un fioso è come un albero, che vuole un sostegno perché viene dritto, altrimenti. No, no, c'è uno del fio, te che parla del fio, te che parla di te? No, mi adesso. Sono vecchia, mi va a usarmi l'albero cresciuto. No, no, ti non dici niente, ti dici una putea. Ma così, cioè, il problema è questo, cioè, non siamo mai adulti abbastanza, sì? Cresciuti abbastanza, saputi abbastanza. E purtroppo ciò che noi dimentichiamo è la tensione verso l'infinito. Quando noi dimentichiamo quella tensione, cosa succede? Succede che cerchiamo una verità, cerchiamo una formula, al filo, anziché dargli la tensione verso l'infinito e dargli strumenti in continuazione per affrontare la vita che noi altri la affrontiamo, presentiamo noi stessi, che siamo adulti, che siamo arrivati, che siamo bravi, e confermando questo lo copriamo. Cioè, non esiste una formula nel senso questa è la regola che tu devi seguire, ma esiste semplicemente la persona che vive la vita, affronta la vita e che gli dà al figlio la sua capacità di affrontare la vita, ma non perché le dice al figlio te la fa così o te la fa colà, ma perché era la fa così e la fa colà. Signore, e mi scusi Saro, ecco. Ma... lui è in grado di darmi la risposta a quelli che domando a me. Sì, ma mi lo accetto. Mi conto su te. Cosa mi fai? Butto sopra e poi mi guarda, mi cosa che fa? Lui fa tutto quel che fa a me. Non c'è l'educazione, l'intelligenza, tutto quanto, lo pur che venga sviluppata, o no? Sì. Non c'è sviluppo l'intelligenza lui solo. Non c'è sviluppo l'intelligenza. Te effettivamente parecchi problemi, amica mia, sai. Sì, ma hai tanti proprio problemi, perché non sai neanche cosa dici. Ok. Va bene, dai. Ok, ciao, bella. No, questa no, Beh, dai, questa sì, no, vabbè, giusto. Sì, inutile, cioè, io faccio stregoneria, mi novedago formulette, con esatto. Cui vinsa all'otto, vinsa all'otto. Questo è bisogno che domandi al prete il miracolo, non a me. Cioè, io fornisco strumenti con cui affrontare la vita, e se una persona si ritiene adulta, si ritiene arrivata, a me non posso più dare niente, qui posso aspettarti a morire, basta. Sì, infatti.
in Tommaso Didimo, quello che si sta cancellando come Vangelo, che si è scritto, fra le altre cose, una cosa che non gesè sui Vangeli ufficiali, che c'è tante cose di Tommaso Didimo sui Vangeli ufficiali, ma questa non è gesè. Se il vecchio non imparerà dal neonato, non crescerà più, cioè sarà morto, adesso non me la ricordo a memoria, ma più o meno questo, cioè il neonato è quel soggetto che sta crescendo. Se il vecchio non pensa più a se stesso come uno che cresce, vuol dire che si è già morto. Ma morto vuol dire fine della vita, non cos'è un paradiso, non cos'è una provvidenza, non cos'è più un cazzo, aver rinunciato a tutto. Sì, beh, basta ricordare il discorso che diceva Platone sull'insegnamento ai fanciulli, che nel senso che la società, la comunità deve essere sempre pronta nel riconoscere la natura e l'essenza dei fanciulli, e la felicità è quella di riuscire a portarli nella loro giusta condizione nella società. Questa è una cosa importantissima. Perciò non si deve vedere il bambino come un qualcosa che deve essere modellato, piegato e uniformato, ma cercare di essere attenti osservatori della sua natura e dargli gli elementi della società, della cultura, dello Stato che gli permette di svilupparsi. Questo lo diceva Platone. Poi sono arrivati i cristiani che hanno raccontato che i bambini avevano il peccato originale, che andavano battezzati, che andavano totalmente sottomessi. Allora, poi sono arrivati i preti pedofili. Vedi, il problema delle persone come sta donna qua che ha telefonato, adesso vabbè, lo lascerà parlare a vuoto, insomma. Il problema è che se non gli dai la formula, vanno fuori di testa. Sì. Cioè, loro hanno bisogno dei comandamenti che gli dà Dio e sono tranquille perché si comportano in base a quei comandamenti, che poi magari non sono quei comandamenti, ma dice tuo figlio devi dare da mangiare 3 volte al giorno, esatto. Magari non ha fame, c'ha più sberloni perché non mangia, cioè non mangia, hanno bisogno delle regole, no? E stanno bene, ed è questo che uccide l'uomo, perché non hanno la fluidità di guardare la vita che scorre, ma sono incapaci di osservare i desideri, i bambini, le richieste del bambino, cioè proprio è la cecità verso la vita, verso quello che si manifesta. E questo qua. Voglio aggiungere un'ultima cosa. Dimmi, una piccola notizia divertente. Voi sapete che il cardinale di Boston, l'ex cardinale di Boston, cardinale Law, che è stato dimesso dalla diocesi di Boston per gli scandali dei preti pedofili, la diocesi di Boston ha speso 80 milioni di dollari per esagitate della pedofilia. Io ho visto sul telegiornale che alcune sere fa nella chiesa in cui lui è preposto hanno presentato un opuscolo per invitare i cattolici ad astenersi sul referendum sulla fecondazione assistita. Era presente, presenziava, dava onore alla presentazione di questo dépliant sulla fecondazione assistita per l'astensione, il cardinale Law. Allora, i stupratori di bambini dicono di non votare sulla fecondazione assistita. Fate un po' voi. Bene. Ricordo che Ratzinger c'è dentro fino al collo. Il fatto che poi non sia stato inquisito dalla magistratura italiana, questo è un aggravante per la magistratura, eh? C'è chiaro. Bene, ciao a tutti. Ci vediamo giovedì. Sono Claudio Simeoni, abito in Piazzale Parmesan 8 Marghera. Io vi do appuntamento fra 15 giorni perché parto per Anversa parlando di libertà religiosa. Ciao a tutti. Ciao.